Di Sottobosco e tutto il sommerso portate microfoni liberi di Live is Life Network. Messaggi scritti audio, storie mirabolanti, cavalli bianchi che volano. Siamo resistenza armata del libero pensiero. Il Sottobosco è in mezzo a voi e in molti casi siete voi. Tutto quello che pensi ma non dici. Il politicamente scorretto che non vuoi ma ricerchi. Siete pronti a salire in giostra per il più grande Luna Park delle web TV? Stacca il biglietto con Jacqueline Riverente, Andre e Alessandro in regia che dà il play. Sottobosco a tutti, ragazzi, carico a bestia, a nastro, e qua l'irriverente Jack c'è, mi guarda alla mia destra, non c'è più lui, se lo vogliamo anche inquadrare con un'apertura di camera, non c'è più Andre, che saluto, non sta riposando in pace, perché in realtà lui è in quel del Salento che si sta divertendo sicuramente molto più di noi, che siamo qua invece a portare avanti la carretta. Ebbene sì, ovviamente la banda del Sottobosco non è formata solo da Jack l'irriverente, perché tutto questo, lo ricordo sempre, non potrebbe essere possibile se non ci fosse lo studio di Live is Life Network, direttamente appunto da Bosco di Scandiano, perché noi siamo appunto sotto Bosco di Scandiano, e ovviamente c'è lui in regia, che chiedo solamente questa sera, so che gli sto chiedendo tantissimo di inquadrarsi, ossia Alessandro in regia. Si inquadri, prego, prego, faccia vedere com'è bello con il capello, anche lei molto pettinato e tirato a nastro, un po' come il mio ciuffo, ok? E poi arriva lui subito che ci commenta addirittura appunto da quel del Salento, sia il nostro Andre. Mi manca anche Alle, ma soprattutto gli manco io, Alle o meglio Andre, mi manchi tantissimo anche tu, mi sento un po' come quelle storie d'amore che finiscono purtroppo per non volere di una delle due parti, però giustamente i giovani di oggi preferiscono il lavoro al puro divertimento, come può essere quello di fare radio. Quindi un abbraccione Andre, ma resta collegato e commenta, perché dai, nel corso della puntata ovviamente ritornerai, ahimè mi tocca ricordarti che ci sei. E quindi salutiamo anche tutti gli ascoltatori che si sono collegati in questo venerdì pomeriggio tardo, cioè quello che è un po' l'orario aperitivo, quindi sono le ore 18:05, quindi se non state sorseggiando dei drink ma avete le vostre cuffiette da qualche dispositivo mobile, ci state ascoltando, le quattro piattaforme le vado sempre a ricordare, che sono Facebook, Instagram, YouTube in differita, cioè arriva qualche ora dopo, e ovviamente in diretta sempre da Twitch. E vado a salutare anche tutte le irriverentine in ascolto, e un salutone, ovviamente un abbraccione a lei, all'Asia Baby, che mi saluta, ok? Quindi grazie, lei è una fedelissima ed è una delle prime irriverentine. Chi sono le irriverentine? Lo ricordo sempre, come Giuseppe Conte ha le sue bimbe, anche l'irriverente ambisce ad avere le sue bimbe, che prendono già il nome di irriverentine. E a proposito di contenuti un po' hot, lo ricordiamo, perché il Sottobosco, ragazzi, vi porta in quello che è il sommerso di tutto il detto e non detto italiano e non solo, vogliamo andare a sviscerare un po' tutto quello che può succedere anche nelle vostre giornate. Andiamo a salutare anche la Serena con ciao Jack, come va? Da solito o da solo, penso che abbia digitato male con la tastiera automatica. Tenete le vostre tastiere automatiche belle, belle calde, perché dopo ci sarà un giochino che faremo insieme. Quindi questa sera, lo ricordo, sono da solo, anche se so che la mia parte, il mio partner, che fu per 9 puntate, che lo ricordiamo appunto, questa è la 10ª puntata, ragazzi, di Sottobosco, che è nato un po' dall'idea dell'incontro di questi tre elementi che li ricordo, sono io e Andre, che purtroppo per questioni lavorative ci ha dovuto lasciare, e ovviamente Alessandro in regia. Andate a mettere like alla pagina Facebook di Alessandro in regia, andate, perché dobbiamo arrivare almeno a 100 like, Alle, o no? Cosa dici? Quanti siamo? Ci siamo? Siamo sotto il 100, è stata appena aperta, quindi spingete, anche perché adesso io lo so che sono nelle home di pagine molto molto grosse e molto molto seguite, che dopo andrete a capire chi sono e perché c'è il tag di Sottobosco questa sera qui con noi. Ma io voglio partire alla grande, ok? Io, questo che è il microfono di un grande maestro, ossia Paolo Montanari, io, ragazzi, mi metto
sull'attenti, uso le sue cuffie, uso il suo microfono e quindi devo camminare, devo parlare velocissimo come solo lui sa fare. Voglio mettere in difficoltà il nostro Ale questa sera, ok? Perché lui è lì con la sua pianola che lui utilizza appunto per lanciare i video, i contenuti e le immagini, e vediamo questa sera se riuscirò a metterlo in difficoltà e a beccarlo in fallo, visto che la scorsa puntata, devo dirlo, mi ha sbagliato un audio che doveva essere picciato, ossia un audio con la voce modificata, e invece no. Ma non vi vado a dire quale audio, perché sennò vi andate a vedere e vi ingolosite e vi andate a seguire la puntata precedente e scoprirete di chi era l'audio non picciato. Flavio, un salutone, lo salutiamo anche perché e la famiglia che è di Live is Life Network si sta ingrandendo, ok? Stiamo partendo dall'Emilia Romagna, ma vogliamo andare a prenderci tutta la penisola italiana, perché noi siamo, soprattutto Sottobosco, è resistenza del libero pensiero, è il nostro motto, è il mio motto perché l'ho coniato io, e quindi siamo per... Una volta c'erano negli anni 70-80 le radio libere, ad oggi... In una stagione, okay, di comunicazione 2.0, invece la comunicazione si è spostata sul web in forma video, e noi siamo la resistenza armata del libero pensiero, la libertà di espressione di parole invece delle web TV. Ok, questo è un po' Sottobosco e questo è molto anche Live is Life Network, ma vi voglio portare nel nostro Sottobosco perché può succedere anche questo. Prego alle mie spalle, andiamo con il primo contributo della sera, ossia godere del risparmio. Donna over, quindi per chi ci sta seguendo per questa prima sera, cosa succede? Che noi andiamo a mettere questi post, io lo ricordo sempre e ci tengo, perché finché sarò a questo microfono, ok, ci saranno solamente contributi originali e veramente di veri ascoltatori del nostro programma, ok? Cosa succede? Che può succedere anche questo, ed è subito Sottobosco, quando dopo la scorsa puntata vai a fare la spesa e tra uno scaffale e l'altro ti imbatti in curiosi oggettini e, visto il prezzo abbordabile, inizi ad ispezionarli ad uno sotto gli occhi di un'anziana signora che ti guarda particolarmente male, al che, sorridendo da sotto la mascherina, esordisci con: la vita è troppo breve per non godere almeno una volta al giorno, perché gli oggettini che erano su questi scaffali sono proprio questi sex toys. Perché se avete seguito la puntata numero 9 di Sottobosco, c'è stata un'incursione live dell'irriverente con quella che fu la sua spalla fino a qualche settimana fa, o meglio fino alla scorsa settimana, di Andre, che durante un live, cosa abbiamo fatto? Eravamo a fare aperitivo in un locale reggiano, dopo, in cui andrò dopo, quindi per chi mi vuole raggiungere andrò anch'io, ritornerò sul fatto, o meglio sul luogo del misfatto, e abbiamo fatto un unboxing di... Sto bene? In mezzo a questi cazzi di gomma? Che bello, ragazzi, sono cazzi miei in tutti i sensi ora, anche perché sono da solo e circondato da dei falli di plastica, come mi ricorda alle regia, che non so, l'hanno sentito i nostri ascoltatori o l'ho ascoltato solo io? Ah, l'ho ascoltato solo io, perché e quindi ritornerò sul luogo del misfatto tra... più o meno tra un'oretta, appunto, a fare aperitivo anche con queste simpatiche donzelle che appunto hanno messo a disposizione, cioè erano stati praticamente dei regali che si sono scambiate queste amiche, e ci hanno permesso di fare un unboxing appunto davanti a noi, davanti a una telecamera, e abbiamo messo tutti i video, li potete recuperare nella scorsa puntata appunto di Sottobosco. Però direi che volevo esordire in questa puntata con sullo sfondo questo. Prego, Dio c'è. Dio c'è, perché ho voluto mettere Dio c'è? Perché volevo ricordare appunto che anche Aka c'è come Dio scritto sui muri. Questa è una mia grandissima citazione, per chi mi segue sa che a me piace fare dei monologhi, piace scrivere, quindi piano piano in questo Sottobosco di questa puntata vi voglio portare un pochino di più in quello che è il mio mondo, ok? Quindi con tutte le mie varie sfaccettature che tuttora anch'io non conosco,
conosco e neanche mia madre conosce e neanche tutte quelle che possono essere l'irriverentine conoscono, appunto, di H l'irriverente, o meglio per gli amici anche, anche Jack. Quindi Dio c'è e Jack c'è anche perché appunto Andre mi ha lasciato, ok? Quindi questi giovani moderni, ragazzi, che preferiscono, appunto, lo ripeto ancora, il lavoro, e la figa, perché poi Andre fa il capo animatore, a venire qua negli studi di Live is Life Network a fare delle chiacchierate insieme al sottoscritto, a bersi qualche birretta e a fare delle gag insieme anche al nostro Alessandro, ok? Quindi Andre, io ti penso, ti ho sempre nel mio cuoricino, ok? Ricordiamoci anche sempre che il nostro simbolo è appunto sottobosco, che se uno sposta la mano sinistra con quella destra e va a far unire anche le nostre dita, viene fuori anche un cuore. Ho scoperto questo, quindi c'è la S appunto di sottobosco e poi diventa anche un cuore, ed è l'immenso cuore che io dono a voi, e spero che ci siano comunque molti fedelissimi di Under che anche questa sera siano collegati, perché sennò mi sembrano un po' quelle gemme. Io che sono un appassionato di rap, che cosa succede? Ad oggi i concerti rap e le gemme, e allora ogni gruppo si esibisce e si porta dietro gli amici, e quindi può succedere alle volte che gli utenti, gli ascoltatori vadano a sentire solo un concerto, poi una volta che si è esibito l'amico se ne vanno e dicono ciaone. Io spero che non sia questo il caso, giammai, lungi da me da pensare male, ragazzi. Quindi se ci siete, iniziate a commentare e a farvi sentire, anche perché comunque Sottobosco è una grandissima community, ragazzi, è una grandissima famiglia. Ci trovate in giro, ci trovate live, ci trovate a fare gli aperitivi, sì, ci sono anche senza il braccio d'oro, anche perché lo ricordiamo, il nostro Andre aveva la postazione qui alla mia destra, quella a favore di camera. Prego la regia, mi mandi anche sull'altra camera per far vedere come sarebbe il mio braccino invece un po' esile, che però tornerò a pompare, perché comunque sia, lo ricordiamo, da questo lunedì riaprono le palestre, e quindi io, dopo aver preso molto probabilmente un'inculata sullo scorso abbonamento, che avevo un abbonamento praticamente di 13 mesi, cari ascoltatori, ho potuto usufruirne solamente di 5. Adesso vorrò capire, tipo domani, un po' in stile consumatore, di che morte morirò. Anche io ti penso, Jack, ma tra falli finti e dichiarazioni di amore potrebbero pensare che avevamo una storia. E fanno bene a pensarlo, anche perché la nostra storia d'amore non può concludersi qui. Quindi, ragazzi, io ve lo dico, restate collegati, perché poi comunque sia a settembre tutto questo potrebbe tornare. E voglio comunque sia ricordarvi che Sottobosco ci sono ben 8 regole, dove la prima regola del Sottobosco è: parlate sempre del Sottobosco, dovete parlare sempre del Sottobosco, è la regola numero 2. La terza regola è: se qualcuno non interagisce, non manda vocali, non condivide la live, è fuori dalla community. Parlano al microfono solo i membri della banda. Come vedete, questa sera sono rimasto solo, infatti parlo solo io, un argomento a puntata, ragazzi. Niente politicamente corretto, niente buonismo. Le puntate durano 60 minuti esatti, perché dopo la regia ci chiude. Se questa è la vostra prima puntata e sera al Sottobosco, dovete commentare, perché Sottobosco è un viaggio dantesco. Abbiamo salutato Virgilio, sia il mio Andre, e ci rimangono però come guide, sì, per chi segue Dante, solamente Bernardo e Beatrice. Chi saranno quindi le mie guide delle ultime puntate? Lo scoprirete, però vi do un aiutino lanciando la nostra sigla! Irriverenti e pazzi siamo noi, più forti dei supereroi. Urleremo al mondo tutto ciò che tu non vuoi. Con il Trash Web TV abbattiamo i tuoi tabù. Sotto costo, troppo losco, siamo la voce di sole virtù. Vivi il mondo corrotto, molto bello starsene con noi sotto bosco. Vinci anche tu. La rivoluzione dopo il rec, con la voce d'Andre Jack. Alla regia c'è Ale, sicuramente pensano di te. Te lo diciamo potente come fan rock. Storie diverse, stile jukebox. Liberi sempre, liberi come tirare due calci un sacco da box. Vedi un mondo distorto, molto meglio starsene con noi sotto bosco. Vienici anche tu.
e mi dicono e mi segnalano dal VAR della nostra regia che probabilmente il nostro Brai, quindi vi ho dato un aiutino su chi saranno le mie prossime guide, da quale prossime puntate, che lo ricorderemo, l'ultima puntata di Sottobosco con l'irriverente e varie appunto guide in questo viaggio del sommerso, in cui mi accompagneranno, sembrerebbe che invece di dire Andre ed Alessandro dica Tambu, che invece il Tambu è uno speaker di un altro programma che va in onda, sembra così. Quindi dal VAR, caro Brai, quando verrai qui di persona io ti tirerò le orecchie, che adesso sono coperte da queste cuffie, e andremo a capire e ad analizzare bene la tua traccia. Giammai che vai a citare altri programmi nel programma dell'irriverente, non dovrà mai su. La riascoltiamo, io direi di riascoltarla e provare. Ascoltate bene la parte in cui dice Andre, Jack e via dicendo. Prego. Irriverenti e pazzi siamo noi, più forti dei supereroi. Urleremo al mondo tutto ciò che tu non vuoi. Con il Trash in TV abbattiamo i tuoi tabù. Sotto costo, troppo losco, siamo la voce di sole virtù. Vivi il mondo corrotto, molto bello starsene con noi sotto bosco. Vienici anche tu. La rivoluzione dopo il rec, con la voce d'Andre Jack. Alla regia c'è Alle, sicuramente più sano dei tag. Dai, lo diciamo potente come fa rock. Storie diverse, stile jukebox. Liberi sempre, liberi come tirare due calci. Un sacco da box. Vedi il mondo distorto, molto meglio starsene con noi sotto bosco. Vienici anche tu. Ragazzi, ho la conferma ufficiale dal nostro VAR, ossia dal nostro Alessandro in regia, che prego di rinquadrarsi per far vedere che esista veramente un VAR, come quando fanno appunto in stile calcistico, così questo simbolino qui. Lui che ha un orecchio finissimo, ok, e quindi è un grandissimo ascoltatore, oltre che di musica, anche di puntate di Levis Ref Network, e spesso io non vorrei essere nei suoi panni, e non aggiungo altro, no, ovviamente per... È l'uomo gatto delle dirette di Leibis Life Network, dal mattino, che lo ricordiamo, dal palinsesto che parte alle 10 del mattino fino alle 13 con l'immancabile, ovviamente mi rimetto sull'attenti, Paolo Montanari, che saluto e ringrazio. Paolo, te lo dico in diretta, perché a me piace sfruttare i mezzi pubblici anche per fare i miei porci comodi, ti devo chiamare, ok? Ti devo chiamare, ho aspettato un attimo perché dovevo sistemare delle cose personali, ma a brevissimo ti chiamerò. Quindi Paolo, tieni il telefono con la suoneria a volume altissimo, perché quando troverai la chiamata di un numero che non conosci, potrebbe essere o qualche call center, oppure sono io che ti sto tempestando di chiamate. Però voglio regalare gli ultimi 5 minuti, non gliene dedico di più, 5 minuti, perché sennò non sarei l'irriverente, perché sennò sarei un perbenista qualunque, al nostro Andre, per i momenti appunto di gloria. E quindi direi di andare con il vocale di dedica per il nostro Andrea, che non è più qua alla mia destra, lo ricordo. Prego con il vocale. Ciao a tutti, sono la vostra principiga del sottobosco. Sono tornata nel mio regno e dopo un'attenta riflessione, come già vi avevo anticipato, per noi donne è molto importante negli uomini un bel pandoro, vorrei dare un grande arrivederci al nostro caro Andre, dicendovi che io lo eleggo, principiculo del sottobosco. Ragazzi, Andrea ha un culo pazzesco, quindi ciao Andre, spero di prenderti a bacchettate nel sedere molto presto. E qui il nostro Andre è stato eletto il principulo del sottobosco, il principulo italiano più ambito, ragazzi, da tutte le ragazze italiche e non solo. E poi ci stanno scrivendo e continuano a scriverci anche i nostri fedelissimi, appunto, ormai della nostra community. Andate a mettere quello che è il like alla pagina di Levis Life Network, andate a mettere, ad attivare la campanellina per le puntate di Sottobosco e di tutti gli altri
altri programmi. E che dire, quindi la principifica, per chi non ci conoscesse, è questo personaggio un po' simile quando viene in puntata a Mischeta, quindi con la mascherina, la coroncina, lo scettro e l'occhiale da sole per mantenere quella che è la sua identità celata. E poi andiamo a leggere anche il commento di Giovanni Siclari, che lui è veramente un grande, grandissimo, fedelissimo, cioè lui ha coniato il commento più bello della storia del web nella puntata con il signor Robinson, che se volete capire che tipo di commento era, ve l'andate a cercare, non ve la sto a dire di certo io. Sì, vabbè, io devo sentire la trasmissione per sentire Andrea nominato principulo, veramente, guarda, Giovanni, ti capisco e ti sono vicino nel tuo dramma, però a noi ci piace ricordare il nostro Andre così. Prego la regia alle mie spalle, ok, ho fatto una selezione delle migliori immagini che ritraggono il nostro Andre. Ok, quindi c'è questa immagine di lui supereroe come Batman, di questo ritratto anche un po' in stile chi l'ha visto perché appunto l'abbiamo perso, e poi nel momento in cui vedo il dramma nei suoi occhi, perché le avevamo fatto una super gag, abbiamo lanciato un video dove c'era lui con una parrucca che cantava a un karaoke, quindi momento imbarazzantissimo per lui. Dal momento in cui l'ha visto in anteprima, ecco, questa è la faccia del nostro Andre, e ci piace ricordarlo così. E ci piace anche che voi iniziate ad utilizzare la vostra tastiera dei vostri smartphone anche per mandare dei commenti del tipo ci piace ricordarlo così, e poi lasciate andare in automatico la vostra tastiera per vedere anche, sono curioso di vedere cosa viene fuori. Sicuramente il disegno è la migliore immagine di queste tre, confermo Giovanni, ma puoi essere ancora più cattivo, perché lo ricordo, tu sei colui che ha fatto la citazione più bella del web, ossia nella puntata con il signor Robinson, che è un grande amante delle donne mature. Tu hai messo le mani avanti e hai detto: io posso dormire sonni tranquilli perché mia nonna è morta. E da lì era partita la standing ovation. E la nostra principifica ci ricorda quelli che sono sostanzialmente il pandoro, ok? Quindi come elemento, come oggetto per ricordare il culo del nostro Andrea. Però il grande dilemma esistenziale di tutti è pandoro o panettone a Natale, come ci possono essere altri grandissimi dilemmi. Ad esempio nel mio caso, ragazzi, che sono un doc, ossia un ossessivo compulsivo, c'è ad esempio il fatto degli estate, cioè il mondo a parer mio si spacca in due grandi categorie, ossia chi beve l'estate al limone e chi beve l'estate alla pesca, ok? Quindi ragazzi, dovete dirmi se siete più per il pandoro, più per il panettone, più per l'estate alla pesca, più per l'estate al limone. E soprattutto a me mi si chiude la vena quando vado al bar, quando vado a chiedere un'estate tipo al limone e mi danno la cannuccia invece dell'estate alla pesca. Ecco lì io, ragazzi, posso impazzire. Quindi ditemi anche voi se siete così ossessivi, compulsivi come me oppure no. E poi diteci anche quelli che sono altri vostri spaccati, quindi nero, bianco, qualunque cosa. Quindi scrivetecelo, anche perché ho voglia di interazione, ho voglia di tantissima interazione con voi questa sera, perché ero abituato ad almeno 70 commenti, ok? Quindi sono uno che punta sempre in alto e a migliorarsi e ad avere sempre più commenti e interazione, ripeto, con questa community, con questa piccola family che siete tutti voi. Quindi continuate a scrivere: il pandoro vince su tutto, il tè è solo estate al limone. Bravissima Serena, quindi sei della mia scuola di pensiero, perché anch'io sono assolutamente sono un integralista dell'estate al limone. Tu Alle cosa bevi? Cosa bevi tu? Anche tu limone? Mi fa la L, che può essere o di loser o appunto di limone. E ragazzi, vi ricordo sempre anche limoni duri contro i muri alle vostre donne, ai vostri fidanzati, ai vostri compagni, mariti e chi più ne ha più ne metta. Ma sicuramente una cosa che non dovete fare, almeno in quel che fu, o meglio in quel che è, negli Stati Uniti d'America, potrebbe succedere che
diventa, no, andiamo a leggere, io preferisco quello alla pesca. Andrea, ma infatti eravamo perfetti, io e te, cioè eravamo perfetti. Io al limone, tu alla pesca. A te ti piacciono le tipe bionde, a me mi piacciono le tipe more. Quindi siamo perfetti, eravamo una coppia perfetta. E tu l'hai rotta così. Pesca invece l'Asia commenta con pesca. E ricordiamo però l'estate, ragazzi, non prendete l'estate zero, perché il bello è quello di riempirsi di zuccheri, quindi non andate a prendervi l'estate zero, cioè no, è come la Coca Zero, ragazzi, non ha senso di esistere, cioè non vi potete mangiare una pizza ad esempio come la prende il nostro Alessandro con salamino piccante e gorgonzola e poi vi andate a bere una Coca Zero, cioè vi spaccate di cibo in trattoria e poi vi andate a chiedere il caffè con il dietor, ok? È un po' questo, per questo non capisci niente. Chi è che non capisce niente? Non lo so, ok. E poi c'è anche il nuovo estate, mi segnalano dalla regia anche menta e zenzero. Buonissimo, ragazzi. Beh, lo zenzero piace parecchio, piace parecchio soprattutto per chi soffre di mal d'auto o mal di nave, ok? Perché se voi andate in nave, mangiatevi le caramelline allo zenzero e vi passa questi sintomi di nausea, un po' come certe volte io verso la vita in generale, capito? O la nausea verso gli esseri umani in generale, quindi mi mangio dello zenzero per prevenire tutto questo. Però noi in Sottobosco per 9 puntate, Andre, io non capisco niente perché bevo quello alla pesca. Confermo, non capisco. Ah, ok, stanno parlando tra di loro, quindi continuate a broccolare, a fare picci picci bau bau e poi scambiatevi i numeri di telefono se non li avete, perché anche Sottobosco è anche tutto questo, cioè si fanno su a vicenda all'interno del nostro programma. È bellissimo, ma andiamo con quello che è un fatto che è diventato un attimino virale, o comunque sarà la polemica, perché a me piace anticipare le polemiche, avere uno sguardo lungo sempre verso al futuro dei prossimi giorni a livello di attualità e di notizie. E cosa succede? Vi presento questa parola, la classica parola inglese che inizierà a tempestare molto probabilmente le vostre bacheche. Sto parlando dell'upscort, le vostre bacheche social, ossia l'upscort. Di cosa si tratta? È un neologismo, o meglio slang di lingua inglese, che definisce la ripresa dal basso, ok, verso l'alto con una macchina fotografica o una cinepresa o telecamera della parte inferiore di una figura femminile che indossa una gonna, ok, in modo da evidenziarne la biancheria intima se non le nudità, quindi per tutte le donzelle che girano anche senza mutandine. Allora, perché questa parola molto probabilmente la inizierete a trovare scritta nelle un po' come è stato il catcalling, per intenderci, ok, nelle vostre bacheche social? Perché tra le varie polemiche che impazzano sul web, e questo devo ringraziare appunto lo stesso Andre che me l'ha segnalata e continua comunque sia il lavoro sporco da Sottobosco anche a distanza con questi tag, lui trova un post che gli interessa e comunque mi tagga e quindi mi segnala a modo suo la notizia. Cosa succede? Che nelle ultime ore quello che è il movimento, potremmo definirlo anche del bigottismo 2.0, con chi se l'è andata a prendere? Se l'è andata a prendere con questa statua qua. Proprio lei, mi sposto un attimo così la possiamo vedere. No, si vede benissimo, ossia chi è lei, e questa è la parte davanti della nostra statua, ossia è la statua di Marilyn Monroe. Ok, che esiste e campeggia ed è dal 25 maggio del 2012 a Palm Springs, ok, quindi in California, è alta circa 9 metri, in cui l'attrice è ritratta nella celeberrima scena di quando la moglie è in vacanza, ok? Quella in cui la nostra Marilyn, per intenderci, si trova sopra una grata della metropolitana e il vento le alza la gonna. Perché questa statua, che è appunto lì dal 2012, adesso è messa sotto accusa? Perché nella parte dietro, invece, quindi nel lato B, che vediamo in questo momento,
lì, esatto, nel sederino della nostra Marilyn, questa cultura che sta campeggiando e prendendo sempre più piede in USA, negli Stati Uniti d'America, o meglio la potremmo definire della cancel culture, quindi andare a cancellare un po' tutto quello che va contro certi tipi di ipersessualizzazione, quindi dell'essere umano, è stata anche questa statua messa sotto accusa e dovrebbe, secondo questo movimento, essere rimossa, e quindi è partita proprio una vera e propria petizione dal web. Un'icona come Monroe, in una delle scene più iconiche, non può essere fonte di polemica. La vado un po' ad interpretare perché non leggo tutta la parte, e quindi viene appunto accusata anche quindi questa statua di 9 metri di essere super ipersessualizzata, anche se ha reso Marilyn Monroe l'icona appunto della sessualità per generazione. Quindi però queste femministe vogliono mettere il saio anche a lei, che invece la gonna appunto l'alzava nei film più celebri. E poi chi conosce l'irriverente, chi lo segue, vi parlo sempre in modo molto velato anche di musica, che è una delle mie grandi passioni, e per questo vi voglio citare quella che sarà una prossima uscita di un progetto musicale che vede unire un rapper, ok, a un partenopeo, ok, che sono Emiliano Pepe e Argent D'Amico, che hanno formato da qualche anno il progetto Onda Granda. Perché vi voglio citare? Perché nasce sostanzialmente, a sentir loro, quello che è il primo pezzo che nasce dal non essersi capiti tra i due autori. Cosa succede? Che Emiliano propone ad Argen una riflessione sulle vicende della morte appunto di Marilyn Monroe. Ok? Quindi immaginando il momento in cui il medico al quale fu affidata l'autopsia della donna si trovò davanti al fatto di dover sfregiare quel corpo, il più bello del mondo. Manda un frettoloso messaggio quindi all'amico, ossia ad Argen, quindi all'altro artista che avrebbe collaborato con lui, e gli diceva: in questo brano vorrei parlare di Marilyn, ok? Poi ti racconto. Però perché ve li cito? Perché Dargen invece va ad interpretare il Marilyn, anch'io l'ho scritto male, ok, come la legge Merlin, ok, che è stata la legge di abolizione delle case chiuse. Quindi ragazzi, io vi porto nel sottobosco, quindi del passato, del presente e del futuro, e anche di tipo musicale. Quindi anche perché anch'io quando scrivo su Google e digito Marilyn non so mai come scriverle, quindi era la legge Merlin. Poi ti racconto, quindi Darje leggendo, quindi confonde in quella maniera appunto da Pepe il nome della diva con quello della senatrice appunto Merlin, a cui si deve l'omonima legge Merlin, quella che appunto riguarda la chiusura delle case chiuse. Trovandola comunque interessante, comincia la scrittura della sua strofa portandola a termine. La frittata era fatta, e quindi quando il sottobosco arriva anche nella musica. Però perché vi ho voluto parlare di musica? Anche perché qua nelle nostre zone, lo ripetiamo, noi siamo in diretta appunto da Bosco di Scandiano, da Via Prandi 14. Cosa andrà in scena nei prossimi giorni, o meglio sabato 22 maggio e domenica 23 maggio, ok, all'Acqua El Paraíso di Pieve di Gualtieri, in via Zappello numero 10. Possiamo vedere anche la locandina, ecco, ve li vado ad introdurre e citare così, i Ma Noi No con Danilo Sacco. Cosa succederà in tale data? Come lo vedete, già scritto, è già tutto sold out, ok? E per le prenotazioni trovate tutto scritto in sovraimpressione. Allora, cosa succede? Che verrà presentato in modo ufficiale il nuovo brano appunto di Ma Noi No, scritto da Paolo Montanari, musicato da Alessandro Peretti, è cantata appunto con Danilo Sacco. Quindi sarà in tale data, appunto il 22 maggio e il 23 maggio, quindi questo sabato e questa domenica, la presentazione ufficiale del nuovo brano. Che se volete però sapere il titolo, ragazzi, cosa vi tocca fare? Dovete andare lì in presenza. Prenotate, il numero di telefono lo trovate appunto scritto nella locandina, che poi allegheremo anche sui nostri canali social di Live is Life Network, che poi potete seguire
tutte le pagine, dalla pagina di Paolo Montanari alla pagina di Ma Noi No, ma soprattutto la chicca che vi porto qua in Sottobosco questa sera, in questo venerdì alle ore 18:35, perché lo ricordo, siamo sempre live su 4 piattaforme: Instagram, Facebook, Twitch e poi in differita su YouTube. C'è appunto l'invito alla serata del grande Danilo Sacco, che non ho neanche bisogno di presentare perché sicuramente sapete già di chi si tratta. Prego. Ciao a tutti, sono molto felice, finalmente ci possiamo rivedere, quindi 22-23. Grazie che ci sarà, perché avete fatto un grande lavoro, veramente. Due giorni sold out è un buon viatico per il futuro. Vi aspetto, perché credetemi, almeno io lo spero, ma le notizie sono buone. Per l'estate qualcosa di buono si potrà fare, si riaprirà. Per intanto, ripeto, grazie a chi questi due giorni ci vorrà onorare della presenza. Siete gentilissimi, io vi aspetto, anzi vi aspettiamo. Ma noi no, Danilo Sacco. Un bacione. E ci siamo, e quindi questo era Danilo Sacco, che vi invita appunto tutti a Pieve di Gualtieri, in via Zappello numero 10, all'Acqua El Paraiso. Non so se si pronunci così correttamente o meno, perché io, ragazzi, non ne so nulla di inglese, non ne so nulla di spagnolo, tantomeno di francese, quindi se c'è qualche ascoltatore, ascoltatrice in ascolto che vuole darmi anche delle ripetizioni almeno per queste lingue, venga pure. E a proposito di spagnolo ed inglese, ve la butto un po' così: può succedere che appunto in un mondo sempre più perbenista e bigottista, potremmo definirlo così, appunto 2.0, la nuova parola che questa sera vi voglio presentare e far scoprire è quella del man spreading. Di cosa si tratta? Allora, potrebbe succedere, andiamo pure anche con la definizione, che chi frequenta i mezzi pubblici conosce bene quella che può essere la difficoltà del sedersi di fianco a un'altra persona, se questa, con cui si condivide il viaggio, se questa resta sostanzialmente con le gambe molto aperte, quindi in una sorta di V molto molto aperta. E cosa succede appunto nella metropolitana di Madrid, che la Empresa Municipal de Transporte, quindi l'EMT, ha dato il via a una nuova campagna per garantire a tutti un'esperienza più confortevole, invitando le persone quindi a non praticare appunto quello che viene definito il man spreading, ossia su bus e metro. Quindi sono apparsi numerosi cartelli di questo tipo, ok? Di questo tipo, vediamo se va. Numerosi cartelli di questo tipo, no, non va, ok, è l'immagine dopo, o sei, ripetiamo, di questo. Oggi poi, ragazzi, non ho neanche le ascelle pezzate, quindi posso godere di alzare la mia ascella, perché non me la fa vedere. Questo diventerà un meme, io vi faccio delle mosse volutamente super estreme, anche perché così potete memare duro sul sottoscritto. Cosa più bella di non fare di meme su uno che inizia a fare il giullare in web TV con un microfono davanti, quindi l'ascella, ripeto, non è pezzata, il regista mi si sta capottando dalle risate, ma non mi riesce a fare il play sull'immagine che io voglio per fare. Vai, proviamo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ecco, queste sono le immagini che sono comparse appunto nella metropolitana di Madrid, anti-man spreading. Regista Alessandro in regia, andate a mettere like alla pagina Facebook, si inquadri, perché, ragazzi, è piegato in due. Cioè, io sono tentato addirittura di andare lì, prendere la camera principale, girarla su di lui e farvi vedere quanto sta piangendo sulle minchiate che io questa sera sto sparando, ma ne sono molto fiero e spero che anche voi ascoltatori, soprattutto i nuovi arrivati, siate fierissimi del disagio che vi porto ogni venerdì sera dalle ore 18 alle ore 19 sulle piattaforme di Live is Life Network. Ok, quindi cosa succede? Che a Madrid, ok, arrivano i commenti, vabbè, da Torino nel bus non c'è posto per... Ok, vabbè, che a Torino nei bus non c'è posto per salire, figurarsi per stare a gambe aperte. E ometto ogni tipo di commento e lascio commentare
voi. Quindi sul bus e metro, quindi, sono apparsi appunto numerosi cartelli volti a limitare il dilagare. Io questa pratica qui, io ammetto che io quando mi siedo, ma non lo faccio per una sorta di sovrapposizione o comunque di supremazia, come invece viene riportata da questo movimento che ha mosso questa petizione appunto in quelle di Madrid, cioè come supremazia dell'uomo nei confronti del genere femminile, stare gambe aperte. Ragazzi, abbiamo un coso in mezzo alle gambe, molto probabilmente, adesso chiedo anche a voi, si sta un pochino più comodi con le gambe un pochino più aperte. Questo per una questione forse più pratica, potrei definire così, e di nostra tranquillità e leggerezza. Quindi il manspreading, quindi, scrive l'MOT, è un termine appunto inglese che descrive la postura degli uomini seduti a gambe aperte, così aperte da occupare il posto dei vicini. Cioè, in italiano lo potremmo tradurre come stare stravaccati. Ecco la traduzione giusta, che è un po' questa qui. Vedete, io proprio sono in mezzo, dritto per dritto, nello stravaccamento. Io detto così, ragazzi, ritorniamo. È un attimo di questo spagnolo appunto che sta praticando il manspreading. Quindi in questo mondo appunto delle parole inglesi che impazzano, appunto oggi vi ho presentato anche questa, ok? E allora, perché lo ricordiamo che i motivi che hanno appunto spinto, quindi secondo questi spagnoli, questo movimento di femministe spagnoli, il collettivo ha spiegato le ragioni appunto della battaglia sul sito change.org. All'origine del fenomeno, quindi gambe aperte, non ci sarebbe solo la mancanza di educazione, il comportamento di per sé sembrerebbe innocuo, ma secondo le donne spagnole dietro si annidano una profonda questione di genere. Così come le donne sono state abituate sin da piccole a sedersi con le gambe chiuse, agli uomini è stata trasmessa l'idea di gerarchia e territorialità che li fa sentire legittimati ad occupare lo spazio altrui come se fosse il loro. Ok, quindi questa è un po' la spiegazione che dà questo gruppo di femministe. Vedo il mio regista personale. Hai capito? È quello che dico io, che se, cioè, noi abbiamo quell'elemento in più, care signorine, che vi ricordiamo che poi tenerle chiuse, soprattutto i rock così freddi che popolano le metropolitane italiane e di tutto il mondo, loro soprattutto hanno ancora più difficoltà di quelli come me. Ma a proposito, ragazzi, di membri, quindi di elementi che noi poveri maschietti abbiamo tra le gambe, non posso non mandare l'audio che ci ha mandato una nostra ascoltatrice, ossia andiamo ad ascoltarlo insieme. Ed è subito sottobosco quando ad un ragazzo stavo confessando il mio amore nella maniera più poetica e sincera che ci possa essere, e lui si ferma, si gira, mi guarda e dice, afferrando il suo membro: e di questo cosa ne pensi? E di questo cosa ne pensi? Quindi lei gli dichiarava il suo grande amore e lui, ovviamente, da buon maschio medio, non lo so, da buon maschio alfa, chiamatelo come volete, glielo caccia praticamente nel saluto, un po' come ci mandate anche i numerosi screen dove vi fanno capire che molto volentieri ve lo butterebbero sia in chat che da altre parti. Però per quanto riguarda la questione del membro, cosa può succedere? C'è una notizia proprio delle ultime ore che va però in contrasto con una notizia di qualche mese fa. Potrebbe succedere anche questo, ossia che il Covid può colpire anche il pene, quindi possono subentrare un rischio di disfunzioni erettile anche a seguito di diversi mesi, ok? Cioè tu ti becchi il Covid, stai male, ne esci indenne, ti inizia a riprendere, però ecco lì il tuo amichetto che sta lì sotto dove il sole non batte, il tuo migliore amico, quello che ti serve sempre, perché se non c'è lui è blackout tecnico, potrebbe avere delle ripercussioni. Prego.
No, non sto dando del cazzone né a me, o meglio a me un pochino sì, e neanche al nostro Alessandro. Quindi questi studi a tal riguardo, quindi ci sono teorie scientifiche, potremmo definire così, differenti, e potrebbero cambiare appunto anche nel corso dei mesi. Perché cosa succede? Ci sono studi recenti che dimostrano che il Covid può colpire anche il pene, potrebbe comportare delle disfunzioni erettili anche dopo la guarigione. A documentarlo è stato un gruppo di scienziati dell'Università di Miami, ok, che ha analizzato il tessuto del pene dei due pazienti, il Covid, ok, guariti da Covid, uno di 65 anni e l'altro di 71, e affetti da disfunzioni erettili. I ricercatori hanno quindi trovato tracce del virus nel pene dei due uomini anche più di 6 mesi dopo che i pazienti si erano ammalati. I dettagli della scoperta sono stati poi pubblicati sulla rivista World Journal of Men's of Health, ok? Però va in contrasto con un'altra notizia invece di qualche mese fa, invece, dove ci dicevano assolutamente questo. Non so se ce l'hai l'altra notizia. Ah, non ce l'hai, ok? Era praticamente questa notizia del di marzo, direi sempre di quest'anno, in cui ci dicevano invece che il Covid portava del priapismo. Cioè, cos'è il priapismo? Ossia è l'erezione continua e duratura, quella che tutti gli uomini vorrebbero anche senza il Covid. Ma andiamo a leggere il commento della nostra Serena. A me una volta su un social, avendo una foto con le gambe accavallate, qualche grande geniato ebbe la capacità di chiedermi una foto a gambe aperte. Ragazzi, il problema dei social è proprio questo, che siamo alla mercé, c'è appunto, a proposito di termini in varie lingue che io non so pronunciare, di tutti, ma uno che sa assolutamente pronunciare benissimo due parole è lui. È un genio che ho scovato dal web, perché voi sapete che io vi porto anche le chicche dal web. Lui proviene da Arezzo, il suo nome d'arte è il Lucertola, ed è diventato famoso qualche anno fa sul web, ma io l'ho ripescato per questo video che ci ascoltiamo insieme. Ciao, scusa, che fai qui? Aspetto stasera, figa. C'è stasera? Come che c'è stasera? C'è bordello, figa, spacchiamo tutto. C'è la chiusura del clan, figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini. Se non vieni stasera non c'è nessuno, c'è Fabrizio Maurizio. Figa. Non vieni, sei un tacchino. Figa, spacchiamo tutto. Figa, se non vieni sei un tacchino, figa. Stasera spacchiamo tutte, ragazzi, vi porto a Sottobosco, vi vado a recuperare anche queste perle del trash del web italiano e tutto quello che ne consegue. Ragazzi, questo video lo trovate come video, il video tacchini, come si fa a trovare, e appunto su YouTube lo trovi come si fa i tacchini. Quindi ragazzi, andatelo assolutamente, figa, a seguire, figa, ok? Quindi se non andate a seguire siete tutti dei tacchini, ragazzi, e non quelli di Amadori, ok? E qua, figa, qua ci commentano appunto, ragazzi, commentate se siete arrivati fino a questa punta, a questa, come fanno gli youtubers, a questa parentesi, fino a questo minutaggio di puntata con figa, ok? Se non vieni sei un tacchino, figa. E questa comunque è una dedica speciale a qualcuno di voi che potrebbe seguire o che forse sta seguendo, e ci tenevo appunto a farla entrare un pochino più nel mondo del Sottobosco. E non c'è Sottobosco che si rispetti senza anche andare a citare quella che è una pagina almeno social per questa puntata. E la pagina che ho selezionato è la pagina di Ed è subito ex, con questo estratto, cosa che poi potete andarvi a leggere. Seguiteli, perché loro sono lei è un influencer, potremmo definirla così, direttamente dalla Sardegna, che ha un suo profilo personale, ha fatto uscire anche il libro, e sono appunto quelli di Ed è subito ex, la visione della figa da vicino, per citare Elio e le storie tese. Figa!
se non vieni sei un tacchino, ragazzi. Quindi lui era il lucertola. E per quanto riguarda Ed è subito ex, si parla in realtà anche di quelle che possono essere tradimenti e via dicendo, anche perché nella prossima puntata mi stanno iniziando già ad arrivare quelli che sono argomenti, o meglio temi molto molto scottanti. Quindi ho già archiviato, sono pronto ad archiviare, e appunto vi volevo introdurre, quindi se avete storie da tradimenti hot, una l'ho già archiviata, vi volevo portare nel mio mondo, che potete vedere appunto alle mie spalle per chi mi segue. Appunto l'arte la manteniamo in stile Sottobosco. Io sono un fedelissimo della street art e questa sera non potevo che non aprire con Banksy, con la sua Man Hanging from Window, che potete trovare appunto a Bristol, proprio per citarvi con un'immagine che vi può rimanere bella impressa nella mente, il tema della prossima settimana, che andremo un po' a sviscerare insieme ad un altro tema che adesso scoprirete, appunto quello dei tradimenti. E non c'è puntata di Sottobosco che si rispetti anche senza quello che è il cosiddetto post, che noi chiamiamo qua all'interno del nostro collettivo come il post foglia, ossia Ed è subito Sottobosco quando dico al mio ragazzo che andrò in vacanza con un'amica. Lui va completamente fuori di matto e in ginocchio colpisce il terreno urlando che mi ama troppo e mi prega, sempre urlando, di non partire. Le urla attirano la polizia, che si reca sul posto e vede la scena. La mia auto ferma con i fari accesi, lui perfetta che urla e picchia i pugni, e io che cerco di calmarlo. Ok, sopraggiunta mia madre in scooter dà un'occhiata alla scena, che definirei quantomeno pittoresca, ma l'unica cosa che le viene da dire è: spegni i fari che si scarica la batteria, così come è venuta, se non è andata, lasciandomi lì con il mio ex e la polizia. E queste sono le classiche scene appunto da Sottobosco che voi ci raccontate e che noi mettiamo assolutamente nelle nostre puntate, quindi continuate a mandarci i nostri contributi, anche perché dove mi possono seguire in questo momento, in questa fase di transizione che andrà da qui alle prossime puntate, lo sto dicendo in questo momento apposta per mettere in difficoltà il mio Ale, ma è molto sul pezzo, perché ormai c'è feeling, come dicevano Ale Franze, tra noi c'era feeling, un pastore tedesco alto, così era una grande citazione di Ale Franze che vi voglio citare, andatela a recuperare. Allora, mi potete scrivere alla mail ufficiale dell'irriverente, ossia irriverente.official@gmail.com, oppure su Instagram su irriverente.official, oppure su Facebook con @irriverente. Quindi aspetto i vostri contributi, possono essere video, possono essere screen, possono essere foto, audio e tutto quello che volete. E ovviamente mi mandate, continuate a mandarmi, io devo censurarli con questo lavoro minuzioso, quelli che sono i vostri screen bollenti, piccanti, e questo è quello che ci manda una nostra ascoltatrice. Quindi per la cronaca sei stupenda, sì, per la cronaca guardare le tue foto e immaginarti con me sul terrazzo mi ha causato appunto un'erezione, in questi casi non c'era il Covid, improvvisa e spropositata. Ti vorrei qui ora, buona continuazione, non vorresti essere qui accanto a me? No, secondo me ti piacerebbe il mio uccello e ti farebbe godere tanto. Questi sono veri contenuti che voi ci mandate. Il Sottobosco ci ricorda il buon Andre, che è anche cultura, assolutamente, con la C grande e il cool messo come cultura, lato B, non fate dell'app scarting, quindi ragazzi ascoltate Sottobosco, condividete, fate tutto quello che volete, anche perché non ci vogliamo fermare alla puntata 10, quella di stasera, vogliamo arrivare molto molto lontano, e per farlo abbiamo bisogno assolutamente di voi. In apertura di programma vi avevo detto che le mie prossime guide in questo viaggio dantesco, perché a me poi piace, ripeto, la cultura, allora Alessandro in regia è il mio caronte, il mio traghettatore infernale, io l'ho definito così, io sono il sommo poeta, il Dante, il nostro Andrea era il nostro Virgilio, appunto. Però cosa succede? Che dopo l'inferno Virgilio lascia per lasciare spazio ad altre due guide, e le due guide nella Divina Commedia sono San Bernardo e Beatrice. E io in chi potevo non individuare il mio San Bernardo e la mia Beatrice se non in loro?
e questi sono Brai, colui che ha coniato appunto la nostra sigla per questa prima stagione, e la principiga ovviamente sarà la mia Beatrice e Brai il mio San Bernardo, e abbiamo già battezzato il tema per la prossima puntata, quindi se avete storie bollenti di tradimenti, sicuramente una prima storia è arrivata e quindi parleremo di tradimenti, ma di veri tradimenti hot, ma soprattutto di tutto quello che è il sottobosco legato al mondo del tatuaggio. Quindi ragazzi, se siete amanti del tatuaggio, se vi piace pitturarvi la pelle e però anche ascoltare storie estreme di altri esseri umani che potete essere voi, e storie appunto da tatuatori, seguiteci, perché a parer mio ne varrà molto molto la pena. Ragazzi, ho annunciato il tema della prossima puntata, ho messo il post foglia, ho fatto ridere Alessandro, ho ricevuto i vostri commenti, ho citato Paolo Montanari, ho citato Amanoino, mi sono autocitato, mi sono automarchettato, e cosa devo fare di più? Devo anche venire a casa a prepararvi la cena o a farvi qualche cocktail? Assolutamente no, ma posso fare una cosa anche che mi riesce molto molto bene, ossia quella di mandarvi tutti quanti a fare, no scherzo, no quello assolutamente no, ma una cosa che mi riesce assolutamente benissimo è andarmene da questa cabina e darvi assolutamente l'appuntamento per la prossima settimana, sempre e solo alle ore 18, dalle ore 18 alle ore 19, dal palinsesto di Levis Life Network. Andiamo a leggere: la settimana scorsa ho tatuato una cuna matata sul braccio senza pensieri, eppure stesso quella sera si è rotto il cellulare e mi si sono sentiti non so cosa. Ragazzi, leggetelo voi in sovraimpressione, perché io fin lì ammetto che non ci tiro. Quindi ragazzi, l'unica cosa che posso fare è augurarvi un sottobosco a tutti, e poi augurarvi quindi un buon fine settimana e darvi l'appuntamento per quella che è la prossima settimana, con la puntata numero 11 di Sottobosco. Jack l'Irriverente ci sarà, Alessandro in regia, anche gli studi Levis Life Network saranno presenti, le marchettate ad altri programmi ed altri speaker ce le mettiamo in mezzo come solo noi sappiamo fare, e poi ovviamente al mio fianco, alla mia destra, entrambi ci saranno Brai e la Principiga. Ragazzi, è stato bellissimo anche a questo giro.